Buonasera a tutti, sono Lina Vergara, per quelli che non mi conoscono, siamo stasera al nostro consueto appuntamento della tertulia che da tutti i giovedì è passata a un giovedì sì o un giovedì no, perché tutti i giovedì era un po' troppo. Questa sera ho il piacere di avere qui con me a Lucia Mauro. Lucia Mauro è un'educatrice del centro psicosociale di Vimercate, di Milano, che ho conosciuto tramite una mail. Mi è arrivata una mail chiedendomi dei materiali per un laboratorio che doveva fare con delle persone, dove voleva mostrare appunto le immagini di uno dei libri Logos Edizioni. E mi ha stupito la richiesta e naturalmente le ho scritto e indagando, poi ci siamo sentite al telefono, le ho fatto un'intervista, insomma. Mi è sembrata una buona opportunità di invitarla alla tertulia per sapere cos'è questo progetto che le ha imbastito e ha messo su, ma soprattutto per la cosa che più mi ha colpito di te, Lucia. Ciao Lucia, Ciao, buonasera a parliamo. tutti e a tutte. Ciao. La cosa che più mi ha colpito è l'intraprendenza, la curiosità, l'empatia, la voglia di fare, perché immagino che tutta questa cosa che poi adesso ci racconterai ti è costato parecchio sforzo e anche in termini di tempo personale, perché non credo che sia una cosa che hai fatto nell'ambito del lavoro. Bene, allora, vogliamo iniziare a raccontare, lascia te raccontare di che cosa si tratta il progetto, come è partito, insomma, liberamente e ogni tanto magari ti faccio qualche domanda. Va bene, sì, no, no, anzi, interrompimi perché poi io magari vengo presa dal flusso del racconto. Intanto grazie di questa opportunità che per me e per il servizio e il progetto che vogliamo realizzare è sicuramente un'occasione preziosa. Parto appunto dal centro psicosociale, che è una struttura ambulatoriale in cui lavora sul territorio, ma fa capo al Dipartimento di Salute Mentale e si trova a Vimercate. Devo dire che l'email con cui ti ho contattato è stata un'intuizione di una collega, Laura, con cui condivido diverse delle azioni, oltre che la passione per gli albi illustrati e il progetto che stiamo un po' condividendo. Il Scusami Lucia, progetto è un progetto. esattamente Dimmi. cosa fate al centro psicosociale? Perché magari altri come me, non so, perché io te l'ho dovuto chiedere se ti ricordi. Sì. È una struttura che si occupa di salute mentale, quindi accoglie persone adulte con disagio e vengono prese in cura o in carico principalmente dalla figura del medico psichiatra. All'interno opera in realtà un'equipe, oltre agli psichiatri ci sono psicologi, educatori e infermieri, e quindi a seconda dei bisogni della persona ci sono figure come la mia o quella infermieristica che vengono affiancate a sostegno di bisogni e di percorsi di cura e terapeutici. Raccontami allora, perché mi ricordo quando abbiamo iniziato a parlare che mi dicesti che tutto è partito perché ti hanno mandato a fare un corso, giusto, con Nati per Leggere. Sì. Organizzato proprio dall'ATS Monza Brianza, un corso su Nati per Leggere che io già conoscevo perché appunto con la nascita delle nipoti e delle bibliotecarie illuminate che mi hanno instradato, conoscevo già Nati per Leggere come programma, no, di promozione della lettura per la fascia 0-6. Però in quel corso sono stata folgorata da queste fotografie di sale d'attesa, ben allestite, no? Con tutti gli albi illustrati apparecchiati, e lì mi si è accesa un po' una lampadina, perché anche noi in CPS abbiamo una sala d'attesa. E lì mi sono detta, vabbè, ma perché non offrire anche noi degli albi illustrati da sfogliare mentre le persone sono lì in attesa e ma quello sfogliare può dare una qualità diversa anche solo a quel momento d'attesa.
E allora lì mi sono messa in moto, la caposala ha accolto la mia proposta, che poi abbiamo condiviso in equipe, e da allora ti parlo nell'anno 2018-2019, poi con la pandemia chiaramente non abbiamo più potuto esporli, però c'è stato un tempo in cui nella nostra sala d'attesa c'erano questi 5 albi illustrati che io selezionavo e che offrivo appunto in sala d'attesa. Albi illustrati appartenenti al circuito della biblioteca, quindi anche rispetto a questo ci sono state tutta una serie di scambi con alcuni bibliotecari eletti, no? Quindi ti parlo del paese in cui abito io e di Bimercate, che è il paese appunto in cui è inserito il servizio. E quindi grazie ad un confronto e ad uno scambio anche con loro abbiamo avviato il nostro servizio a una tessera della biblioteca intestato, insomma, diciamo così. Quindi ho potuto aprire una tessera della biblioteca del nostro servizio su cui caricavo tutti gli albi illustrati che mettevo in selezione. E anche questo mi è sembrato allora comunque un piccolo traguardo e una piccola azione che insieme a tante altre ci ha fatto poi crescere. Sì, perché molti magari pensano, oddio, scusate, è arrivato mio figlio dal basket, scusate. Purtroppo sono gli imprevisti della diretta, normalmente torna alle 8, tornato alle 7. Scusate. E naturalmente ho il cane campanello. Niente, scusa, dove eravamo? Alla sala d'attesa. Stavo per condividere il fatto che poi da lì alcuni utenti hanno cominciato a sfogliarli e a portare in alcuni interventi individuali, in alcuni colloqui, gli effetti, no? O l'impatto di aver letto qualcosa o di aver visto un'illustrazione. Contemporaneamente io portavo all'interno di alcuni interventi individuali degli albi che appunto magari mi facevano venire in mente quell'utente e strada facendo mi sono accorta che si sono aperte, no, delle porte di relazione, delle serrature che normalmente magari avrei fatto fatica ad aprire o che facilmente grazie allo strumento dell'albo illustrato riuscivo a varcare. Però te lo chiedo perché per te sono cose già molto fatte, no? Però perché ascolta, perché una cosa che mi ha impressionato quando stavamo parlando la prima volta, quando ci siamo conosciute sempre online naturalmente perché col Covid è un disastro, e il fatto che, perché così come la racconti, sembra semplicemente che tu abbia messo 5 libri lì nella sala d'attesa. Poi in realtà c'è stato tutto il lavoro di ricerca, dei titoli adatti, c'è stata la volontà di andare nelle biblioteche e rigenerare la proposta ogni mese, giusto? Ah, sì, sì. Tutti i corsi che ti sei fatta e che fai tuttora su albi illustrati, su illustrazione, su autori, su narrativa, cioè, non mi sembra così, cioè, è una cosa molto più articolata, è una specializzazione, no? Sì, una specializzazione che ho fatto sul campo. Tieni conto che in media passano da casa mia almeno una trentina di albi illustrati alla settimana, che io guardo, sfoglio e che mi fanno venire in mente ora le nipoti, ora danno un sollievo a me stessa, e spesso invece li porto al lavoro per la condivisione in alcune relazioni, in alcuni interventi. Ma che cosa hanno secondo te i libri illustrati come materiale in più rispetto, cioè perché hai pensato di proporli a te stessa, alle nipoti e anche agli utenti del centro dove lavori? Perché veramente si sono dimostrati degli ottimi attivatori di relazione e
immediati, di semplice utilizzo, si torna facilmente, grazie al giro pagina, ad una frase, ad un'illustrazione che magari in quel momento sta comunicando qualcosa o che ha permesso a qualcuno di identificarsi o di ritrovare magari un pezzo di sé che è difficile, no? Da nominare, da condividere, da approfondire, e magari quell'albo in quel momento con una semplicità tutta sua agevola quel passo a cui magari ci si può comunque arrivare, però in quel momento quello strumento ha offerto una facilità e un'immediatezza sorprendente, ti devo dire. Sì. Quindi attribuisci un potere speciale quindi alle immagini e all'albo illustrato in genere, perché di solito è considerato un prodotto per bambini. Invece io ho scoperto che veramente parla ad una fascia senza età. A me piace pensare, allargare quel range 0-6 che ho approfondito in tantissimi corsi, mi piace allargarlo alla fascia veramente 0-99. E lo stesso albo illustrato, ti dico, ne ho fatto l'esperienza, sfogliato dalle mie nipoti, ci dà delle cose, sfogliato insieme ad un utente. Ci ha dato delle altre, sfogliato individualmente, ha ancora delle altre, no? Cioè, ognuno di noi poi, a seconda dell'età che ha, degli strumenti cognitivi ed esperienziali che ha, sfoglia quella cosa, quel prodotto, utilizzando delle proprie chiavi, no? Di lettura, di interpretazione. Di apertura o chiusura emotiva, no? E quindi la potenza dell'albo, secondo me, sta lì. Sta nel fatto che unisce veramente questi due codici universali tra la parola e l'illustrazione, che hanno un potere comunicativo e di attivazione potente. Rispondo un attimo a Maria Concetta, io sono pessima, però Maria sulla chat, Maria Concetta, Sì. ci chiede se c'è qualche titolo selezionato. Maria, dopo sull'evento c'è tutta la bibliografia che ci ha passato Lucia, che lei diciamo usa nel progetto. E poi dopo comunque, fra un pochino, Lucia aveva intenzione di raccontarci anche un po' nello specifico come si approccia con certi titoli, no? Sì. Abbiamo Orecchio Acerbo gentilmente ci ha dato due PDF dei libri da poter condividere, che sono due dei titoli che Lucia usa. Bene, e quindi dopo cos'è? Raccontaci un po' l'evoluzione, cioè Sì. dopo questo primo esperimento cos'è successo? Quali sono stati i risultati che hanno poi prodotto un'ulteriore crescita? Ma c'è stata poi la condivisione con l'equipe del centro diurno di Bernareggio, che è un'altra struttura territoriale che fa parte del nostro dipartimento. Questo ha permesso a più educatori di condividere, no, un po' l'utilizzo dello strumento. Quindi gli albi sono stati utilizzati all'interno di attività di gruppo presenti al centro diurno. Abbiamo coinvolto anche un arte terapeuta e una danza movimento terapeuta, e quindi sono stati avviati anche dei percorsi più espressivi che hanno usato come punto di partenza e di condivisione l'albo illustrato. E quindi le azioni, no, intorno agli albi illustrati si sono un po' moltiplicate. Poi le abbiamo a un certo punto raccolte ed ne è nata una mostra che è durata un paio di giorni in Villa Sottocasa a Vimercate, la nomino perché è una villa, insomma, di prestigio. E questa mostra si è collocata all'interno di una rassegna, Far Rumore, una rassegna che coinvolge diversi interlocutori,
presenta al territorio e alla cittadinanza diverse azioni sulla salute mentale e in occasione della giornata della salute mentale che si celebra a ottobre, sì. 10 di ottobre. In quell'occasione la mostra ha voluto un po' occupare uno spazio espositivo sul tema albi illustrati e relazione educativa. Abbiamo preparato dei poster su cui c'erano delle frasi significative e che andavano a spiegare un po' l'evoluzione di tutte le azioni di cui vi sto parlando. E poi ogni attività che ha lavorato su un albo illustrato ha messo in mostra appunto il processo, il percorso che ha condiviso. Per esempio, insieme ad un arte terapeuta, i sabati mattina che ci vedevano in turno insieme, a partire da una lettura condivisa di un albo illustrato, proponevamo poi agli utenti presenti una rielaborazione espressiva di quella lettura. E quindi in mostra c'era accanto all'albo magari qualche prodotto appunto artistico creato dagli utenti. Ecco. E quindi dei disegni o delle opere plastiche? Sì, per esempio dei disegni. Invece il percorso che ha visto insieme l'arte terapeuta e la danza movimento terapeuta ha stimolato gli utenti alla creazione di un albo loro, personale, e che poi abbiamo appunto messo in mostra. Quindi invece ognuno un'altra... di loro ha fatto il proprio albo illustrato? Sì, sì, esatto. Raccontando la loro storia o libero? Come... Sì. A partire dall'albo illustrato selezionato che era A che pensi, hanno appunto creato il loro albo sull'evoluzione del loro pensiero. Dammi solo una precisazione, perché poi dopo ce lo chiedono. A che pensi l'editore? Perché di solito chiedono, certo, nei riferimenti. Sì, aiutami tu. Io non lo so, però se poi lo Google... È uno di quelli che hai in PDF, Orecchio Acerbo. Ah, ok. Allora sì, Orecchio Acerbo. Orecchio Acerbo, okay. Ok. Non volevo confondermi. Grazie. Oppure un'altra esperienza molto significativa all'interno del gruppo Parole in Gioco. Gli utenti si sono... sperimentati lettori e quindi hanno condiviso la lettura dei Cinque Malfatti della Beatrice Alemagna, sì. E durante la mostra abbiamo creato un piccolo spazio di ascolto e accanto alla videoproiezione dell'albo illustrato c'era la registrazione dell'audio in cui ogni utente aveva... avuto cura di un pezzetto letto, sì. Quindi avendo cura di una voce, no? Comprensibile, che arrivasse, e quindi l'attività di gruppo ha lavorato, no? Sulla lettura condivisa, sulla lettura ad alta voce. E come si sono sentiti gli utenti nel vedersi comunque messi in mostra, no? E nel partecipare anche all'attività, qual è stato il riscontro? Ah, sicuramente si sono sentiti attivi, no? Attori, hanno sperimentato una partecipazione in prima linea, no? Sono stati coinvolti. Una cosa che ha lasciato traccia è come ogni volta prima di arrivare alla costruzione, insomma, di questo prodotto, chiedessero alle operatrici quale albo avessero scelto quel giorno per loro, no? Come una sorta di attesa. C'era quell'attività, quell'appuntamento, e gli utenti tendevano un po' ad anticiparla chiedendo loro: cosa avete portato oggi? Ed è un po' lo stesso meccanismo, no, che si crea quando
insomma, è uno dei bisogni principali, no? Sentirsi pensati, sentirsi attribuisce un valore, ma anche la curiosità, no? Che di ricchezza, bello, bello. E quindi quando, perché mi potresti raccontare ad esempio un episodio così che ti è rimasto particolarmente impresso di un utente, di una riflessione di un utente rispetto a un libro, insomma, una cosa, perché comunque stiamo parlando di adulti. Sì, stiamo parlando di adulti. Sì. Posso parlare del primo incontro con questa giovane adulta. La premessa è che non aveva nessuna intenzione di farsi affiancare da un'educatrice, ne aveva già conosciute in passato e quindi sapeva bene chi è un educatore, che cosa fa, e quindi non era ben disposta, non tanto nei miei confronti quanto no, nei confronti genere. Ma perché un educatore cosa fa? Un educatore cosa fa? Si occupa di relazione, si occupa di supportare la persona nella quotidianità ed è un po' un supporto al raggiungimento di obiettivi personali. Fatto sta che mi preparo a questo primo incontro sapendo di incontrare delle resistenze e di dover saltare un po' tutta la premessa legata a chi è un educatore e cosa fa, perché la ragazza lo sapeva già. Mi presento con un albo illustrato, che era un mare di tristezza, edito da Minibombo. Quindi un disegno semplicissimo, però un testo abbastanza efficace. Per cui in qualche modo le anticipo che ero a conoscenza delle sue resistenze, ero a conoscenza del fatto che era lì per accontentare dei genitori che volevano proporle un aiuto e che però attraverso quell'albo illustrato le chiedevo di darmi un'opportunità. Di darla a me, di darla a lei, nel tentativo di avviare una relazione che potevo capire esserle un po' di peso. Sì. Fatto sta che nella lettura lei probabilmente ha trovato un terreno, no, di condivisione e di incontro senza pretese, senza richieste, che le ha permesso di darmi quel pizzico di fiducia, per cui il percorso è poi continuato. Bene. Bene. Beh, e dopo allora cosa è successo? Allora, dopo la mostra, le attività hanno ripreso un po' la loro, diciamo, autonomia, a volte magari prendendo anche le distanze dallo strumento in sé dell'albo illustrato, perché spesso le attività hanno anche bisogno, no, di un ricambio, di un... arrivo al motivo per cui ti ho contattata, che ha a che fare con un progetto voluto dal responsabile del CPS, che ha intercettato a un certo punto un bando di una casa farmaceutica. Bando che ha superato... e che quindi ci ha poi coinvolto nell'andare a definire la concretezza del progetto. Progetto che nasce nel momento critico del primo lockdown, quindi a seguito di tutto quello che ci sta succedendo,
e che però è stato pensato non tanto rivolto soltanto ai nostri utenti, ma a tutta la popolazione. Che è stato pensato come percorso di supporto e di condivisione, quindi nonostante il periodo l'abbiamo pensato in presenza, ed è stato pensato come rivolto ad un gruppo di persone per uscire un po' dal rapporto uno a uno e dall'individualità, no? Non tanto perché sia meglio una cosa dell'altra, ma semplicemente perché tornare a condividere e a confrontarci anche dopo tutto quello che ci è successo ci è sembrato un terreno valido, no? Su cui muoverci. Sì. Il responsabile ha creduto che l'albo illustrato potesse essere un attivatore adatto ad agevolare la relazione, ad agevolare il fatto di condividere dei temi, no? Legati a come ci sentiamo e a cosa ci immaginiamo. Perché l'attività in che cosa consisterebbe? Allora, l'attività è prevista in un ciclo di incontri in cui a partire da un determinato tema e da una lettura di un albo illustrato sul tema, prevede poi una forma di elaborazione che andremo a condividere e che presuppone, ha presupposto all'interno del progetto, è prevista la supervisione di un arte terapeuta che va a curare un po' quella parte, no? Per cui abbiamo pensato appunto la struttura è tema del giorno, lettura condivisa e poi elaborazione espressiva e quindi creazione di un prodotto, di un manufatto che con strumenti semplici e alla portata di tutti vuole un po' rappresentare un'istantanea di quel momento, del proprio mondo interno e che uno poi si porta a casa forte di una condivisione, di un confronto e di una e di un momento guidato, no? Alla scoperta e alla comprensione del proprio mondo interno. Mi potresti fare qualche esempio di tema, ad esempio? Sì, torno a citare A che pensi, perché è uno degli albi selezionato. Vuoi che lo faccio vedere mentre spieghi, magari? Sì, sì. Allora condivido un attimo lo schermo. Allora vediamo questo. Sì, è questo qua, no? No, questo è fortunatamente. Eccolo. Eccolo qua. A che pensi? A che pensi di Lore Moreau, Orecchio Acerbo. Esatto, esatto. È una carrellata di personaggi che ecco, appaiono in un modo e poi ci sono queste finestrelle che attraverso il monitor purtroppo non, ah, così. Non, di cui non possiamo godere rispetto alla piacevolezza del girarle, ma ecco, poi ci svelano che cosa c'è dietro quella facciata, no? Dietro quella testa pensante c'è, per esempio, dietro Massimo, che si inventa l'avventura, c'è appunto la sua di avventura. Oppure prova a scorrere. Annetta, desideri zuccherati. E vediamo un po' quali sono. Ed è una carrellata, no? Sì. Ecco, i primi sono magari più soft, ma poi sfogliando, insomma, ci accorgiamo di come alcuni pensieri non sono proprio così. Ah, vuoi dirmi a che pagina vado? No, è il meccanismo è un po' questo, no? Ecco, per esempio, abbiamo la gelosia e abbiamo questa illustrazione che ci offre dei
serpenti, no? Quindi viene in mente come, no, l'illustrazione utilizza molto anche tanti simboli. E niente, questa carrellata apre il pensiero individuale legato a quali sono i miei pensieri, dove mi portano e soprattutto in questo momento, no? In questo momento che abbiamo sulle spalle la zavorra di questi mesi. Ha inciso molto il Covid al centro dove lavori, cioè nei tuoi utenti? Ma allora, io credo che non sia la diagnosi a far la differenza, ha sicuramente inciso sulle vite di tutti. Alzo la mano anch'io rispetto all'impatto che ha avuto anche su di me. Significativo che per alcuni utenti abituati magari, no, ad auto-isolarsi, magari il lockdown ha fatto meno paura, meno impressione che per esempio a me, no? Quindi non è la diagnosi a fare la differenza quanto lo stile di vita, le abitudini e i pensieri che uno tiene con sé rispetto a quello che succede. E questo albo illustrato ti offre anche l'opportunità di lavorare molto su cosa c'è fuori e cosa c'è dentro di te, no? Cioè che cosa mostri, che cosa appare e che cosa invece ti passa qui. Quindi lo fai in modo molto semplice, tra l'altro, no? Molto lineare, come poi dovrebbe essere, nel senso, non dovremmo avere tutta questa difficoltà a rapportarci con noi stessi, no? No, però ci offre questa opportunità, no? Di riflettere, di essere un pochino più consapevoli sulla differenza tra questo fuori e questo dentro. Io stessa a volte mi devo, no, un attimo fermare e mi devo un attimo orientare tra ciò che in quel contesto, in quel momento posso comunicare e in che modo è meglio non comunicare. Dicevi che questo progetto, questi incontri sono rivolti non agli utenti, ma a chiunque lo voglia nella comunità. Sì, perché abbiamo, il responsabile ha appunto pensato di aprire un po' le porte del servizio e di mettere a disposizione, insomma, un po' di tutti, anche degli operatori e dei colleghi coinvolti in questo momento storico, quella che può essere, quella che è la sua competenza e la nostra. Quindi mi riferisco a me, alla collega coinvolta, alla supervisione dell'arte terapeuta, no? Abbiamo costituito questa microequipe di lavoro e questo progetto vuole un po' mettere a disposizione di chiunque queste nostre competenze e offrirgli un percorso, un pezzetto di strada, insomma, insieme, a partire da questa condivisione, no? Quindi un tema, l'albo. Poi chiaramente noi abbiamo pensato ad un canovaccio, no? Però poi nel momento in cui ci troveremo di fronte al gruppo e a quelle persone che avranno deciso di darsi questa opportunità, se sarà il caso di aggiustarlo o di tararci in base anche magari a dei contenuti o a dei temi che le persone stesse ci porteranno. A quel punto io penso che la selezione potrà cambiare o potrà modularsi, no? Certo. E si farà nel comune di Vimercate? Sì. In un luogo specifico? Allora, la sede del progetto cercherà uno spazio all'interno dell'ospedale di Vimercate. All'inizio, devo dire la verità, avremmo voluto farlo in uno spazio della biblioteca di Vimercate. Scalpitiamo un po' e per via dei limiti che abbiamo, il fatto di
chiedere una sede all'interno dell'ospedale ci agevola rispetto ai tempi a farlo appena abbattiamo ogni muro, no? Burocratico, amministrativo, di resistenza, anche se devo dire che la biblioteca appunto era assolutamente disponibile ed è partner attivo all'interno di questo progetto. Sulla sede, ecco, stiamo pensando di spostarci in ospedale perché i controlli sarebbero più agevoli e perché appunto pensiamo di riuscire ad accorciare i tempi di realizzazione. Ma i controlli per il Covid, intendi? Sì, esatto. Ma al contempo non pensi che andando in ospedale, cioè magari è un po'... parlo per me, che ho assoluta riluttanza per tutte le per ospedale, dottore, per tutto. Sì, no? Sì. Non... Mentre invece in biblioteca mi sento già un luogo più... Guarda, sì, vale quello che dici tu, come vale il fatto che magari qualcun altro, proprio perché è in ospedale, si sente magari più sicuro, però tieni conto che pensiamo all'auditorium o a delle sale dedicate al di fuori, no? Delle corsie okay, ospedaliere. O della cappella. Mi è scappato. Quindi, cioè, potrebbe trattarsi anche di poco tempo, volendo per la fine. Lo speriamo e stiamo navigando un po' a vista rispetto alle possibilità. Noi vorremmo attivare un ciclo di incontri prima dell'estate. Un ciclo di incontri vuol dire 6 appuntamenti, 6 incontri. Poi il desiderio è quello, nel momento in cui raccoglie il progetto sufficienti adesioni, è attivare altri cicli finché ce lo possiamo permettere. Ecco, a proposito del bando che abbiamo vinto. Nel senso di budget. Sì, abbiamo un budget, dobbiamo stare dentro quel budget e abbiamo previsto tra materiale e quant'altro un numero massimo di cicli che si aggira sui 3. Poi vediamo, insomma, tutto strada facendo è... Perché quando ci siamo conosciute, un'altra cosa che mi era piaciuta molto era questo tuo collaborare attivamente con le biblioteche, che l'impressione mia è completamente esterna e soggettiva, però mi sembra che rispetto a quando ero piccola io, hanno perso tanto dell'importanza che avevano, ad esempio, all'interno del piccolo paese o del piccolo comune, no? Sì. Quando ero piccola io mi ricordo i compiti, la ricerca, tutti andavamo in biblioteca, no? Mentre adesso, sì, a Bologna la borsa è sempre piena perché ci sono i computer, è un'altra storia. Però mi immagino che nelle piccole biblioteche di paese, cioè il bibliotecario è una figura che si è un po' persa, no? Nel tempo, con l'avvento del cellulare. Ma allora, guarda, quando tu mi hai raccontato questa cosa, cioè... Io frequento tante biblioteche, perché chiaramente ognuna ha delle risorse diverse, ha anche una struttura diversa, e io credo che veramente, come tutti i posti, tutte le realtà, siano le persone a far la differenza. E io devo dire, mi sento fortunata, sono anche grata al fatto di aver incontrato bibliotecari veramente illuminati che mi hanno sostenuta e che mi hanno offerto la loro competenza, la loro conoscenza, a frutto anche delle mie intuizioni, delle mie richieste, delle mie proposte, aiutandomi. Sì. Perché tu ti presenti in biblioteca con un tema? Com'è l'approccio? No, allora l'approccio iniziale è stato, no, condividere l'entusiasmo e il desiderio di voler portare l'albo illustrato nella relazione terapeutica. E da lì spesso loro mi hanno suggerito, no, titoli, ultime uscite, la disponibilità di un materiale piuttosto che dell'altro.
compatibilmente con le regole, a volte mi è stato concesso, no, di rinnovare un prestito, non so se si può dire, ma di spostare un albo da una tessera all'altra perché io lo potessi tenere ancora, perché magari gli appuntamenti con gli utenti, no, scalavano o andavano da un momento all'altro, da un appuntamento all'altro, io avevo bisogno di tenerlo l'albo, insomma, per esempio. Quindi devo dire che, e poi non avendo ancora all'inizio, adesso un pochino me la sono fornita, una biblioteca mia di appoggio, no? Sì. Però all'inizio mi sono per lo più appoggiato al sistema bibliotecario e quindi per me è stato prezioso. Ma mi viene una curiosità, prima di iniziare con tutto questo, tu leggevi già albi illustrati o sei partita con... Io sono partita con la nascita delle mie nipoti a leggere gli albi illustrati. Okay. Quanti anni hanno? Adesso la più grande 6 e la più piccina 3, quasi 4. Sono piccoline. E la loro risposta è stata per me folgorante, ma poi io stessa sfogliando alcuni albi mi rendevo conto del mio stupore, della mia... no? Consolazione a volte di fronte a degli albi, c'è questo albo potentissimo, famoso nell'ambito dei nidi della scuola materna, che è Urlo di Mamma. Ah, sì. Pure io alla mia età ho trovato una consolazione in quell'albo illustrato, quindi è stato una conferma. Lettura dopo lettura di fronte ad ogni albo, veramente. E permettimi di citare la libraia per me di riferimento della libreria Libri e Giochi di Pesana Brianza, perché appunto da quando poi mi sono allestita una mia piccola biblioteca di riferimento, ho avuto bisogno anche di una libraia che mi guidasse, e lei è straordinaria. Come si chiama la libraia? Maria Teresa Nardi. Maria Teresa Nardi. Sì. Senti, se sei d'accordo, sì, giusto perché non abbiamo tanto tempo, condivido l'altro libro, quello di Orecchie a Cervo, così. Perché è interessante la lettura proposta da te, no? Cioè, sì, ho un'altra visione che magari se lo prendessi io da sola per il mio, per conto, sì, mio. Questo si chiama Fortunatamente di Rémy Charlier. Potrei dirvi che è un mio cavallo di battaglia, nel senso che anche questo offre sia nella scelta stilistica che fa, quindi di alternare questa pagina bianco e nero e questa pagina colorata, sia nella scelta, no, del testo narrativo, si arriva a comprendere come ogni cosa ha un lato A e un lato B, ha una faccia e il suo contrario nella medaglia, insomma. C'è in ogni cosa un aspetto di fortuna e di sfortuna che convivono. Se noi ci focalizziamo solo sulla sfortuna, ci perdiamo un pezzo in realtà, no? E quindi questo albo veramente a volte mi permette di tentare di trasformare un vissuto, un evento, uno stato emotivo che per quanto spiacevole sia, ha comunque qualcosa da insegnare, qualcosa d'altro da dire, da lasciarci per un'evoluzione, un cambiamento o un passaggio, no? Un passaggio attraverso un qualche cosa che per quanto doloroso, però magari poi ci riporta ad una luce. Bello questo libro, lo voglio comprare anch'io. Ha la sua potenza, nella sua semplicità, è un albo datato, ma che trovo sempre attuale e significativo.
Scusa, volevi leggerlo tu nel frattempo? Io sono andata avanti a parlare. No, perché penso che tutti riescano a leggere talmente breve il testo, no? No, no, mi interessa di più anche il tuo punto di vista, perché ti dico, se, anche come dicevi tu prima, ci sono diversi tipi di lettura, no? C'è la lettura individuale, può cogliere una cosa, letto con un'altra persona che invece ha un punto di vista leggermente diverso, no? Cioè, cambia tutto. Sì. Sì, e questa è una cosa che a me piace molto di leggere, soprattutto quando erano piccoli, che leggevo con i miei figli, mi piaceva vedere anche come se eravamo d'accordo, se non eravamo d'accordo, che cosa coglievano loro, che cosa non piaceva loro anche di certe storie e che sì, loro non si sono mai interessati a cosa non piacesse a me, però fa lo stesso. Però guarda come anche tu nella tua esperienza descrivi, no? Un momento di relazione, di confronto, di scambio in cui tu come i tuoi figli, tu con la tua esperienza, loro con la loro, avete favorito, no? Un dialogo alla pari, no? Dove non c'è il piccino, l'adulto e per quanto mi riguarda non c'è l'utente e l'operatore e l'educatrice. Cioè la condivisione di uno strumento e la condivisione di punti di vista alla pari, però diventa, no, un terreno su cui far germogliare dei semi, no? In riferimento alla relazione, alle possibilità, agli sguardi su una cosa, no? Allora, io apro 2 secondini perché fra un po' finiamo. Se qualcuno del pubblico, anche da Facebook, vuole fare delle domande a Lucia, può farle scrivendo da Facebook nei commenti, oppure se siete su Zoom potete scriverli sulla chat e io li ho. Chiedere per alzata di mano, ma se no basta che scriviate semplicemente sulla chat, io li leggo a Lucia e Lucia li risponde. Senti, e se ti dovessi chiedere dove vorresti andare con questo progetto, con questo sogno, con questo Ah. entusiasmo? Beh, allora io appunto come appassionata di albi e come ricercatrice dell'albo giusto da portare all'interno di una relazione, nasco e riconosco a Nati per Leggere e a IBBI, un'altra organizzazione che si occupa di promozione della lettura, riconosco loro un po' una genitorialità. No? E, ho loro come esempio, però appunto soprattutto Nati per Leggere si occupa della fascia nello specifico 06. Io sogno un programma che si occupi della fascia adulta, no? Sogno un'organizzazione che possa fare selezione per gli adulti, pensando agli adulti come target di riferimento. Certo, beh, sarebbe molto bello che ovunque andassimo ci fossero delle sale d'attesa di qualsiasi luogo, ci fosse una proposta variegata e non le solite riviste, no? Esatto. A partire da lì, ecco, perché poi questo programma mi piacerebbe che si occupasse di allestire delle sale di attesa, di stilare delle bibliografie di riferimento per operatori come me. So che anche gli psicologi hanno cominciato ad usare lo strumento all'interno, no, di colloqui clinici, per cui se ci fosse un sistema simile di riferimento agevolerebbe sicuramente, perché quello che ho fatto e che faccio io. Aiuterebbe a scavalcare tanti pregiudizi, no? O tanta noncuranza anche, perché poi, voglio dire, il libro è un elemento, un oggetto talmente accessibile sotto ogni punto di vista, che è un peccato non sfruttare le potenzialità che ha con tutta la popolazione, cioè di imparare a dialogare grazie a questo strumento con tutto, con tutti, no?
Sì, e poi l'obiettivo è anche quello di renderlo più facilmente accessibile, l'albo illustrato, no? Nel Va senso di scoperto. più conosciuto? Più conosciuto anche, sì, perché io stessa, per quanto fossi una lettrice, dovevano nascere le mie nipoti perché io prestassi attenzione no? Sì, quello credo che sia anche una cosa generazionale, nel senso che almeno quando ero piccola io c'erano i libri per bambini, ma di sicuro la produzione era inferiore e in termini estetici e artistici sicuramente non avevano, non dico la stessa cura, ma non c'era la stessa varietà e quantità che c'è adesso. Io mi ricordo che avevo dei libri bellissimi. E comunque non c'era neanche, io sono cresciuta in una casa con uno scaffale di libri, ma non c'erano i miei libri, c'erano i libri di casa. No? Allora, capitava che ci fosse anche qualcosina mio, ma capitava anche che io mi andassi a intrufolare, non sempre dove dovevo, ma non c'è mai stato nessun problema. No? Se proprio era tanto, tac, chiudevo, mettevo via, perché mi rendevo conto che non ero capace. Di affrontare l'argomento. Però sì, non c'era questa cosa, andiamo in libreria. Era un altro tempo. Allora, Maria, adesso ti leggo il commento da Maria Concetti. Complimenti davvero. Secondo te, quindi, si potrebbero pensare anche delle letture di albi illustrati per aumentare il benessere mentale non solo di utenti specifici, ma anche, ad esempio, persone anziane o altro? Buona domanda. Beh, sì, come dicevo prima, io credo che l'albo illustrato sia uno strumento davvero così versatile che io lo vedo estendibile dagli 0 ai 99 anni, assolutamente sì. E anzi, io penso che anche con un'utenza diversa e chiunque possa essere un interlocutore adatto con cui condividerlo. Anche perché tutti, nel bene e nel male, qualcosa abbiamo, tutti, cioè, no? Non credo che sì, e credo che sia la base, tra l'altro, di questo tuo. Come si chiama questo progetto di cui parlavi rivolto alla comunità? Nel senso che voi non l'avete chiuso solo a un tipo di persone, ma l'avete aperto tutti perché è un momento di condivisione sociale. Come si Sì, chiama allora? ritagliamoci un po' di spazio vitale. Ma bello come titolo. Senti Lucia, noi purtroppo siamo arrivati alla fine, nel senso che siccome abbiamo avuto dei problemi tecnici, non so se. Allora, vuoi mandare magari l'annuncio di dove iscriverti per se qualcuno fosse interessato? Allora, Giulia dalla regia comunque lo scriverà nella chat di sia Facebook che qua. Se però lo vuoi dire anche a voce, cortesemente, dove si possono rivolgere per informazioni. Allora, sì, ecco, nei prossimi giorni lavoriamo alla stesura del volantino e della brochure che presenterà l'iniziativa con tutti i riferimenti. Per ora non c'è ancora una mail dedicata o un numero di telefono di riferimento. Vi chiedo se siete interessati, se volete ricevere la brochure, di scrivere all'email di servizio che leggo quotidianamente, in modo tale che appena la brochure è pronta, io possa mandarvela e voi possiate condividerla, diffonderla o valutare se è per voi, insomma, un percorso valido da fare. Quindi naturalmente se qualcuno fosse interessato a approfondire la conoscenza di quello che è il progetto di Lucia e magari per replicarlo, giusto? Anche nel suo comune, nella sua città, per proporlo alla propria comunità, penso che ti possano scrivere, no? La stessa Sì, mail. assolutamente, Non qualsiasi. leggo neanche io perché è bella complicata. Comunque potete fare copia e incolla sulla chat. La trovate anche nei commenti su Facebook, potete copiare e incollare e direttamente scrivere. Esatto, scrivetemi direttamente perché mi fa piacere e ogni confronto veramente è prezioso. Bene, Lucia, io ti ringrazio veramente tanto per il tuo tempo, Grazie per a aver te. condiviso questa esperienza.
Grazie a te. In bocca al lupo e speriamo davvero di trovare, io non vedo l'ora di andare in giro e trovare tutte queste sale d'attesa, anche solo con un libro illustrato già sarebbe un grande passo, secondo me. Speriamo, dai. Io continuo a lavorare e a leggere albi illustrati per promuoverli. Ok. Per chi volesse vedere la bibliografia proposta da Lucia nel progetto, nell'evento Facebook abbiamo messo tutti i titoli con gli autori e l'editore, quindi lo potete trovare facilmente lì. Buona serata a tutti. Grazie. Ciao Lucia, grazie. Ciao.